Ma in realtà, piuttosto che cercare di fare propaganda e demagogia cavalcando una questione che giustamente vede i cittadini molto sensibili, perché in una fase di crisi il tema dei costi della politica è un tema serio, bisogna ridurli, bisogna ridurre i privilegi, tanto più oggi che c'è un clima di un restringimento complessivo dei costi da parte delle famiglie, quindi c'è bisogno di dare anche l'esempio. E poi c'è comunque in generale bisogno di riportare i costi della politica, delle istituzioni, i privilegi dei consiglieri regionali, dei parlamentari, toglierli. Rientrare in quelle che sono le medie europee, come stiamo dicendo, in tutte le proposte parlamentari che abbiamo fatto. Siamo stati la prima forza politica a proporre un disegno di legge organico di riduzione dei costi del Consiglio, a partire dalle indennità dei consiglieri, a partire dall'abolizione del vitalizio e a partire dalla riduzione dell'indennità di fine rapporto, riportandola ai livelli delle liquidazioni che prendono tutti i lavoratori. E in quest'ambito siamo pronti a fare qualunque discussione, abbiamo fatto anche altre proposte, l'abolizione dei sottosegretari, abbiamo lavorato in questi anni per ridurre in maniera significativa i costi del Consiglio regionale, che mi pare si siano ridotti dall'inizio della scorsa legislatura a oggi di quasi il 25%. La condanna dei costi della politica può essere anche giusta, senza distinzioni non è giusta. Noi dobbiamo agire con i disegni di legge e le proposte di legge. Il PD è l'unica forza che sta concretamente mettendo in campo proposte e le sta portando in discussione. Gli emendamenti, gli ordini del giorno, le mozioni, in cui si gioca chi la spara più grossa, non comportano nessun risparmio economico. Semmai fanno perdere un po' di tempo in consiglio regionale, che magari sarebbe meglio occupare per affrontare cose più serie, però non comportano un risparmio dei costi della politica. I progetti di legge sì, oggi l'indennità equivale di fine rapporto, la liquidazione diciamo, equivale a ciò che viene percepito in un anno, ogni legislatura, quindi dopo 5 anni si percepisce l'equivalente di un anno di stipendi, mentre noi siamo per riportare questo parametro a quello di qualunque lavoratore, cioè 5 mesi, cioè un mese per ogni anno, quindi 5 mesi per ogni legislatura. E poi siamo per l'abolizione del vitalizio e quindi sostituire il vitalizio con una retribuzione che possa essere investita su una previdenza integrativa che però vale per gli anni in cui si fa il consigliere regionale e poi non pesa vita natural durante sulla collettività. Fanno poco questi conti sulla giunta, quanto costa la comunicazione. L'eliporto che trovo una idiozia essendo in mezzo alle case, pensare che gli elicotteri atterrino sui balconi. Abbiamo fatto quest'estate il decalogo delle proposte. Lì dentro c'erano due cose che riguardano direttamente la giunta. La prima che io trovo la più eclatante è quella dell'abolizione dei sottosegretari, che sono figure che l'esperienza concreta di questo anno e mezzo ci dice che non servono a nulla. Allora, se noi dobbiamo istituire una cosa come i sottosegretari per trovare posto a persone che non sono state elette, alcune erano presenti addirittura in due circoscrizioni, non sono state elette, e inventiamo cose tipo appunto il cinema, la bellezza del territorio, cioè, come deleghe, beh, io dico che questi soldi si possono risparmiare
subito, così come si può risparmiare subito su un'altra cosa, che sono questa moltiplicazione di palazzi della regione in giro per la provincia, i famosi Pirellini in giro per le diverse province lombarde, che sono costose dal punto di vista degli affitti, dal punto di vista del personale e la cui utilità è assolutamente discutibile. Devo dire la verità, io non sono contrario alle sedi di rappresentanza in generale. Mi piacerebbe che, per esempio, a Bruxelles, dove le regioni motori d'Europa come la Lombardia hanno 100-150 rappresentanti che si occupano di far funzionare il mercato, la Lombardia ne avesse più di 4, dei 4 che ha. Forse è più importante investire lì. E soprattutto insisto su un punto: le spese di comunicazione della giunta continuano a essere esorbitanti. Capisco che bisogna vendere l'immagine del celeste governatore, però sono veramente esorbitanti.